Buongiorno, buongiorno! Oggi le nebbia. Sì. Oggi le nebbia. C'è anche un abbassamento di voce, forse la pioggia, forse il cattivo, o forse il sole, chissà. Mai arrendersi. Vediamo dove si va oggi, Avanti, sì. avanti. Questi sono i colori dell'alba, Guardate qua. Mitico, oggi siamo ai Mitico Bar. No, perché tra le bicicletta, no, da portare via. Scusa. Andiamo, vediamo la sfoglia alla mela. Grazie, e un cappuccino. E vai. Ragazzi, ci siamo nuovamente in caccia, guardate. Che posticino è questo, un posto fantastico. Qui di solito ci sono trovati sempre funghi. Immaginate che sono stato qui solo qualche giorno fa a vedere, c'erano funghi piccolini di nascita, ho detto voglio provare a tornare a far visita a questo posto e appena entrati dentro guardate cosa c'è lì. Guardate, il bellissimo esemplare. Wow. Mamma mia, guardate qua, un po' vecchio, si vede, però Aereus, ci fai, avanti, matto. E per ora, che dire, non vedo quello sviluppo che immaginavo, però guardate anche qua, qui c'è un bellissimo esemplare. Wow, bello, che ne dici? Non male, Avanti. Questi sono i funghettini che io mi aspetterei di trovare, no? Funghetti di nascita, anche se già attaccati dalle lumache, e invece per ora solo ancora qualche vecchietto. Speriamo, dai, avanti. E adesso siamo in una fungaia, per farvi capire, funghi non ce ne sono, perché già visto, però guardate la bellezza, le fungaie non tradiscono mai, guardate che contesto, ciclamini e un bellissimo fungo, guardate qua, mamma mia, guardate che bello, veramente eccezionale. Certo, trovare questi funghi, sapere che in giro c'è qualche fungo si fa venire i brividi. Qua adesso abbiamo un altro bell'esemplare, guardate un po'. Guardate che bellezza, forse sotto c'è un altro, due. Questo funghetto qua. Vedete? Ma guardate l'esemplare c'è lì. Un altro bellissimo fungo. Wow. Certo, un po' più vecchietto dell'altro. La zona è questa, la zona è buona e funghi sono veramente solo nei punti specifici. Diversamente, quando c'è nascita si trovano un po' dappertutto. Bisogna prestare attenzione a riconoscere le fungaie, da dove si trova un singolo fungo. Prestate sempre attenzione, riconoscete le fungaie. Ora si raccoglie anche questo, che è tutto mangiucchiato. Però avanti. Un'altra fungaia dove qualche giorno fa c'erano 6-7 funghi e c'è ovviamente una bella piccettina, ma qui no, non è il caso di raccogliere. Eccola là. E qui è un paradiso, quando escono qui è un paradiso. Avanti. Certo, salire da qui e vedere un esemplare del genere, ragazzi, mamma mia, ve lo dico io, se fuori ci sono dei funghi così, anche benché pochi, però guardate qua,
guardate che contesto, sembra un elmetto di un soldato, mamma mia, il fungo, bisogna proprio inchinarsi, ma un fungo si vale la giornata, ragazzi. Ora mi riposo un secondo, me lo godo e poi riparto nel video. Avanti, avanti, avanti. Matto, 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 matto. Guarda il fungo c'è qui. Sapete cosa ho fatto? Mi sono messo qui a sedere e me lo sono goduto tutto. E ora insieme lo si raccoglie. Guardate qua. Mamma mia, è fungo. Che fungo, ragazzi. Addirittura guarda, ne manca un pezzettino di qua. Mamma mia. Esemplare, fantastico. Questo vale la giornata, ragazzi. Adrenalina. Ora là mi sembra di vedere. Ragazzi, io ora ve lo dico. Chi soffre di cuore, mi raccomando, si metta seduto, perché ora ci sono delle cose che nemmeno io mi sarei mai immaginato. Mamma mia, mamma mia. Stiamo attenti qui. Vedete nulla? No, vedete nulla? Scusate. Allora, qui c'è qualcosa di unico, qualcosa di sensazionale, pazzesco, pazzesco, pazzesco. No, ragazzi, io non ho parole, una cosa di genere capita poche volte nella vita. Non c'è nessuno, un paradiso. Guardate voi, guardate là in questo gruppuncino, che cosa c'è? No. Matto. Non so come fare dalla contentezza e dalla felicità che ho. Mamma mia, guardate qua. Ve li voglio mostrare tutti. 1, 2, 3, 4. Guardate qua questi. 8 funghi, 9, guardate questo qua su, come 9, lassù un altro, guardate, mamma mia, ci sono 10 funghi pazzeschi, 10 funghi pazzeschi. Io, qui bisogna solo, non so che dire, avanti. Allora, la cistella l'ho usata. Questi ora bisogna goderceli, perché una situazione del genere non capita tutti i giorni, di avere 12 funghi, uno più bello di un altro. Guardate qua, dove si mettono? Si appoggiano qui, vai. Mamma mia, che funghi, guarda. No, una cosa esagerata. Una cosa esagerata, guardate che piccia è questa. Ma guardate qua. Mamma mia, lì ce ne 4 tutti insieme. Mamma mia. Guardate i quadrettini. Mamma mia. Guardate qua. Che funghi. Questi sono pazzeschi, guardate qua, mamma mia, ma belli, non so come fare, questo è una cosa incredibile, 3 insieme. Prova da pazzi. Guardate qua. 2, 4, 6, 8 funghi. 8 funghi. Sono un po' maturi, eh. Però vedete anche di nascita.
guardate, guardate qua, pellino di nascita, 9, ma guardate questo, guardate questo e guardate quello, mamma mia, oh mamma mia, oh mamma mia, oh mamma mia, ma come si fa? Che funghi ragazzi, guardate voi, non ci sono parole, non ci sono parole ragazzi, non ci sono parole per questo. Adesso cerchiamo di non cadere con i funghi in mano, cerchiamo di non cadere. Questi sono, questo è qualcosa di incredibile, questo è qualcosa di incredibile, veramente, guardate qua, guardate qua, tada, secondo voi, com'è questa fungaina, che ne dite, eh? Libidine, e lì dietro che ci sarà, avanti, avanti, avanti ragazzi, è bastato veramente poco a riempire la cistella, eh. Guardate qua che funghi, mamma mia, mamma mia, matto, avanti, 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 vedete qui c'è un altro fungo, vedete che ha avuto un attacco da un parassita, una muffa, e sarebbe bene non prendere perché farà male sicuramente. Vedete dove si salvano i funghetti, saranno sicuramente vecchietti, però guardate qua, hanno spostato tutta questa, insomma, vabbè, vecchietti, ma avanti, 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 lì c'è un altro piccolino, guardate, vedete, eccolo lì, mamma mia, che gioia ragazzi. E vai, non ci entra più. Ecco qua. Guardate. Due ore. Ma... prendiamo, lì ce ne sono altri, guardate. Quello è mangiato, quello è chiuso, ma questo magari un'insalatina. Avanti, avanti, avanti. Guardate come buffa la ricerca dei funghi. Avete visto? Qui c'erano due ovuli. Lì ne avevo visto un altro e mi sono girato, mi sono voltato così, guardate, e guardate dall'altra parte che non avevo visto, che fungo maestoso c'è, una cosa pazzesca, attaccato al greto del torrente, vedete? Ho fatto questa scelta perché avevo visto che erano funghi e stavano nel torrente, ma guardate che fungo è questo, oggi veramente super 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 funghi. Guardate il gambo, è ancora bianco sotto, un fungo si, mamma mia come pesa, mamma mia, matto, 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 ma felice, avanti, avanti, ma guardate il spettacolo, guardate il spettacolo, habitat fantastico per i funghi questo, eh. Habitat fantastico. E vai, come si dice, avanti, avanti, avanti. Adesso vi faccio vedere una cosa. L'idea che io avevo era di trovare funghi così, quindi questi funghetti ancora nascosti e vedete, di nascita, tombolini in questo modo, molto belli. In realtà, vedete, invece cosa è venuto fuori? È venuto fuori tomboloni incredibili, quindi una cesta proprio piena 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 zeppa, vecchietti però ancora buonissimi da friggere, da consumare. I funghetti di nascita purtroppo ancora forse è presto, non saprei dire, ne ho trovati veramente pochi così, meno di quanto immaginavo, comunque mai arrendersi, avanti, 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 ci siamo di nuovo ragazzi, oggi solo
super funghi. Oggi solo super funghi. Guardate lassù. Non so come fare a prenderli e portarli via, non lo so. Guardate i funghi. Straordinari, mamma mia. Lì ci sono due vecchiarelli, ma che fanno una figura quando li ho visti da urlo. Guardate qua. Matto. Questo è andato. Questo no. Quello è andato. Serve per concime e per fare questa bellissima fondaia. Avanti. Guardate qua. Guardate che belle, però non ho più posto, vedete, mi toccate da fuori la rete. Mazza di tamburo, buonissima la griglia, buonissima. Giornata straordinaria, super funghi oggi. Eccoci qua, alla conclusione di questa giornata. La voglio chiudere, di solito scelgo sempre una pianta. Questa è una quercia, voglio chiudere questa giornata accanto a questa quercia. Com'è andata? Se vi ricordate, avete visto il video precedente, ero stato qui in questo bosco 5 giorni fa e c'erano funghi di nascita, funghettini piccolini, non tantissimi, poi se ne trovai qualcuno grosso, bello. E oggi sono voluto venire a provare di nuovo e che cosa ho trovato? Ho trovato dei super funghi, già vecchi, già passati, e probabilmente o non c'erano quando io sono arrivato l'altra volta, oppure non lo so, li ho mancati. Però questi devo dire sono veramente incredibili. Guardate un po' qui. Tutti sono. 35 super funghi, qualcuno di nascita, vedete, piccoli, pochissimi, 2, 4, quell'altro lì 5, però il resto sono tutti veramente da super funghi. Guardate, questo è una cosa incredibile, guardate qua, guardate il fungo, è questo, mamma mia, sono dei funghi straordinari. Questo è come è andato la raccolta di oggi. Essere in montagna è sempre una gioia, sempre una gioia. Soddisfazione. Le fungaie sono quelle che fanno la differenza. Avete visto in un colpo solo 12 funghi. Di 35 sono questi 12 funghi trovati in 5 metri quadrati. Ragazzi, che vi aspetto al prossimo video. Guardate qua. Che non mancherà. E vai, come si dice, avanti, mai arrendersi. Canale YouTube Porcini e Passione. Matto. Se è finito, ma in realtà è un se è finito, ragazzi, è un se è finito ancora. Finché siamo nel bosco qualcosina si può trovare. 36, avanti. Incredibile. Avanti.